Ciao raggi di sole, benvenuti in questo nuovo video. Oggi non ci perdiamo troppo in chiacchiere, lasciamo perdere tutti i preamboli, tanto il tema del video lo avete già letto dal titolo. Perché vado così di fretta? Perché voglio assolutamente sistemare questa situazione iniziando a truccarmi. E appunto voglio farlo con la nuova collezione di Huda Beauty, la Empowered. La palette l'ho presa da Sephora, invece il resto, dato che da Sephora non l'ho trovato, l'ho preso direttamente dal sito di Huda. E se qualcuno di voi è interessato, dal sito di Huda non c'è dogana perché ha il magazzino in Francia, quindi va tutto liscio come l'olio. Arriva tutto ben protetto in questa box con tutti i bacini. Mi hanno mandato due campioncini, cioè il primer per il viso e il Glow Wish, che ho già provato. Onestamente è un prodotto, è un esfoliante che a me proprio non piace perché trovo troppo aggressivo. E appunto da Huda ho preso il mascara, ovviamente vi mostro tutto più nel dettaglio dopo, quando vado ad utilizzarlo, ad utilizzarli. E questo è il set labbra. Ah, molto meglio, molto molto meglio. Comunque posso dire, in casa si sta ancora bene e non ho neanche acceso i termosifoni. Quindi, come ho detto, bando alle ciance, ciance alle bande, partiamo subito dalla nuova palette. Questo è il pack esterno e sia Huda che, come si può vedere anche qui dietro la palette, comunque dicono che bisogna scansionare la palette, perché tutta la palette è come se fosse un QR code e appunto dovrebbe aprirsi un sito. Io ci ho già provato e non funziona. Ho appena letto, come al solito, le palette grandi di Huda sono made in Italy. Ed eccola qui, questa qui è il pack principale della palette, molto molto bello. Comunque io ci riprovo a scansionare il QR code, forse adesso con un po' più di luci eccetera potrebbe funzionare, chi lo sa. Come dicono i tedeschi, keine Ahnung, veramente a me non succede assolutamente nulla. Comunque andiamo a vedere queste nuove 18 shades della nuova appunto palette di Huda. Eccola qui, dalle foto su IG mi sembrava molto più fredda e invece no, devo dire che per l'autunno mi piace. Ovviamente abbiamo i soliti nude di Huda, però secondo me è una palette molto versatile, molto trasversale, perché comunque abbiamo un nero, un corallo, arancioni, marroni, oro, bronzo, comunque molto carina, sia da utilizzare appunto come palette da tutti i giorni, sia per qualche look un po' più extra. La novità della palette è che ci sono queste due cialde qui, quindi queste due, che sono praticamente delle cialde cremose che possono essere utilizzate come eyeliner sfumato, ma perché no anche per fare una base cremosa per gli ombretti, così che gli ombretti siano anche più duraturi. In realtà anche questa, cioè Manifest It, è una cialda cremosa. Vado a però vediamo un po' questo nero cremoso com'è. Non so perché ho fatto qui gli swatch, comunque queste sono le tre cialde cremose. Il nero me lo aspettavo un po' più intenso, però vedremo un po' come si comporta sulla palpebra. Iniziamo già con le mani tutte sporche, adesso mi devo già ripulire. Il primer sulle palpebre l'ho già applicato, perché è quello che farei normalmente quando mi trucco. Non ho fatto ancora la base perché ho sentito che i shimmer fanno un po' fallout e anche perché onestamente oggi non mi sento particolarmente ispirata, quindi prima di dovermi struccare e ritruccare mille volte ho detto faccio prima gli occhi e poi faccio la base. Furba io. Guardate, io inizierei direttamente con questi cremosi. Partiamo proprio dal nero, vai, non mi sento ispirata ma mi sento temeraria oggi. Lo provo ad applicare per prima con un pennello del genere e vediamo un po' come si comporta. Secondo me ci vuole un pennello un po' più rigido, però voglio continuare a provare. Quel pennello assolutamente bocciato per questo colore, ne prendo uno a lingua di gatto e cerco di sistemare un po' la forma. E già partiamo malissimo perché non mi piace proprio. Comunque ovviamente, ma non so perché ho iniziato con questo pennello, era anche ovvio, ci vuole assolutamente un pennello rigido. Con questo fluffy non fate assolutamente niente. Sto ripulendo appunto il pennello di prima e vado con un altro colore al di sopra, perché appunto
appunto il nero volevo utilizzarlo solo per avere una parte più intensa al di sotto. Prendo Confident, non faccio ancora l'altro occhio perché ancora non sono convinta. Il nero ha funzionato benissimo come base per ombretti, perché appunto Confident sopra si è praticamente agganciato alla palpebra, e appunto non c'è stato fallout nemmeno di Confident. Le macchioline che si erano create si sono eliminate appunto aggiungendo Confident al di sopra. Molto curiosa di provarlo anche come eyeliner comunque, e giusto per chiarezza sono andata anche a ripulire un po' l'angolo esterno dell'occhio con un cotofioc perché mi sembrava che ero scesa un po' troppo per la mia forma dell'occhio. Faccio questa parte anche dall'altro occhio e poi torno. Bene, sì, ho struccato tutto molto bene. Ricominciamo il video, non è neanche iniziato e le mie palpebre già chiedono pietà. Comunque prendo Lixy. Colore abbastanza polveroso in cialda, ma se si sfuma bene, si sfuma veramente che è un piacere. Comunque l'avevo leggermente sfiorato quando ho aperto la palette e la formula mi sembra diversa, come se fossero tutte un po' più cremosine. Ho ripulito un po' il pennello, prendo Best Self per sfumare un po'. Comunque da notare che c'è anche un grigio, che è sempre cosa buona e giusta. La sfumabilità veramente niente da dire, ottima, e altra cosa, i colori si fondono anche molto bene tra di loro. Ora vorrei provare a fare una cosa, voglio prendere Manifest It con un pennellino piccolo e piatto e tagliare la crease appunto con lui, utilizzarlo come base colore poi per i shimmer, così da cercare di avere meno fallout possibile. Questo è bellissimo. Vorrei utilizzare qualche altro shimmer al di fuori dell'oro, perché praticamente hanno utilizzato già tutti l'oro, però cioè guardatelo. Anzi, guardateli, posso mai non utilizzarli, credo che andrò direttamente con Carisma. E vabbè, qui stiamo proprio parlando di oro fuso, oro colato, lo sistemo un po' con il pennello. E c'è stato fallout, sì, assolutamente, nonostante avessi già applicato un prodotto in crema sulla palpebra, comunque il fallout c'è. Quindi assolutamente prima gli occhi e poi la base con questa palette, ma anche la Rose Quartz dell'anno scorso era esattamente così. Sono palette che, con le quali non si può fare prima la base. Ok, off camera ho già fatto un po' la base, non so perché, dato che volevo provare anche il nero come eyeliner. Ho utilizzato appunto il suo Water Jelly Primer, pack assolutamente distrutto, perché sì, la prossima volta impara e ne fa uno un po' più semplice da scartare. Come fondo ho utilizzato questo qui di Nabla, il Close Up Futuristic Foundation, che ho preso anche in full size. Io ho preso la L30 Light, è meraviglioso se avete una pelle mista grassa. Altra cosa che volevo dire, lo shimmer che ho utilizzato, a parte vabbè che ho detto aver fatto tantissimo fallout, non è come dire burroso, è più proprio come se fosse una crema, cioè è una texture molto molto particolare, però comunque fa il suo bel lavoro sulla palpebra. Adesso vado a prendere un po' di Purpose, cioè quindi il nero in crema, e lo vado ad utilizzare a mo' di eyeliner. Per questo scopo funziona molto bene, anche se è veramente molto blando, cioè non è bello un nero bello intenso. Si era spenta la luce dietro di me, non so perché. Comunque, per fare questo lavoro, quindi eyeliner, mi è piaciuto molto.
Non so se il primo utilizzo, cioè come l'ho utilizzato la prima volta, ho sbagliato io, molto probabilmente sì, oppure se non siano proprio stati pensati per fare quel tipo di lavoro, perché sì, è cremoso, però non sono come gli eye paint di NYX, per intenderci. Per la rima inferiore prendo una Cupid's Arrow di Nabla, questa è la numero 7. Sporcato giusto un po' la rima ciliare inferiore e sfumo subito. Sto riapplicando anche Legacy, cioè il colore che ho applicato per primo all'angolo esterno. E se non mi piace, ripulisco un po' con una blender perché qui non siamo giotto. Prendo anche la numero 1 di Cupid's Arrow, così vado a ripulire anche un po' la rima. È arrivata l'ora di dare un po' di nuovo vita a questo angolo interno dell'occhio, quindi prendo Bold Moves, che sarebbe questo qui. E adesso un momentino mascara, questo è il suo classico Legit Lashes, solo che lo ha rivestito, lo ha ricoperto d'oro, così da essere abbinato a tutta la collezione. Una cosa che ho notato anche sul pack esterno della palette è che adesso ha aggiunto, non so come si chiama, comunque il linguaggio o le scritte anche per le persone cieche, e questo appunto è il Very Vanta, cioè quello super nero. Io del Legit Lashes ho solo quello blu, quindi volevo provare anche quello nero. Della collezione fa anche parte un gloss per il viso, una sorta di illuminante che io però non ho voluto prendere perché non mi ispirava. Lo ha creato anche per la collezione dell'anno scorso. All'inizio pensavo di prenderlo, poi l'ho visto bene, ho visto anche gli swatch. Non fa per me. Eccolo qui, super dorato, molto molto chic. Quindi abbiamo la parte volumizzante e la parte incurvante e allungante. Non so se si è visto bene, quindi ve lo rimostro. Vi mostro entrambi gli scovolini. Questo è quello per il lato volumizzante. E questo scovolino invece è per il lato incurvante e allungante. Parto direttamente con lui. E a quanto ho capito, comunque, nel mascara dovrebbero esserci, nella formula, dovrebbero esserci delle fibre nere che vanno un po' ad imitare il pelo delle ciglia. Questa è una passata da entrambe le ciglia con il lato allungante ed incurvante. Adesso vado a volumizzare. Lo scovolino è molto, molto elastico. Faccio vedere la differenza, decisamente queste sono molto più voluminose, un po' più panoramiche. Questo è il risultato su entrambi gli occhi. Allora, niente di eccessivamente spettacolare, però devo dire che il suo lavoro lo fa bene. Mi piace soprattutto come volumizza le ciglia e mi piace che non ha creato grumi, le ciglia non si sono appiccicate tra di loro, quindi sicuramente questi sono punti in più per i mascara. Ci sono altri mascara che ho provato che sì, fanno ciglia un po' più lunghe, però le appiccicavano anche molto tra di loro ed è una cosa che proprio non mi piace. Invece qui rimangono belle panoramiche. Finisco un attimino la base e poi torno per il kit labbra. Ovviamente neanche a dirlo, come cipria utilizzo quella di Huda, la Easy Bake nella tonalità Banana Bread, perché è una delle mie ciprie preferite, leviganti, sottili, veramente senza peso sulla pelle. Quella Banana Bread va anche ad uniformare un po' l'incarnato, ottima. Ok, allora andiamo a provare anche il kit labbra, che si presenta in questo modo. Abbiamo qui le solite labbrone e all'interno abbiamo tre prodotti: una matita labbra, un gloss e un power bullet. La matita labbra è nella tonalità pink brown. Vado ad applicarla subito, forse è meglio senza parlare. Molto molto morbida, scorrevole e confortevole. Vado con il Power Bullet, che è nella tonalità
interview, non ricordo se già ce l'ho un controllo. Mi sembra di no, comunque questo è il pack anche lui in oro e questo è il colore, quindi abbiamo un bel nude. E mi sembra uno dei suoi matte. Molto bello, mi piace molto. E infine abbiamo anche il gloss che credo metterò nella parte centrale delle labbra ed è Bold Gold. Ci sta un tocco d'oro anche sulle labbra per richiamare un po' l'oro che abbiamo sugli occhi. E devo dire che tutti e tre insieme stanno veramente benissimo. Comunque questo appunto è il look completo. Devo dire che sono molto soddisfatta. Palette occhi straconsigliata. Sì, lo so, sono i soliti nude, però diciamoci la verità, sono quelli che utilizziamo più spesso, specialmente poi in questo periodo. Palette tra l'altro con dei bellissimi oro, quindi fantastica anche per le feste che si stanno avvicinando, quindi per il Natale. Per il mascara onestamente se devo trovarvi una critica non lo posso criticare, perché come vi ho detto prima fa un bel lavoro, volumizza, allunga anche leggermente, non è il mascara più estremo che abbia mai utilizzato, però comunque non mi va di criticarlo perché non trovo niente da criticare. Kit labbra anche molto bello anche da tenere esposto. La cosa che mi è piaciuta di più della palette è questa formula di ombretti cremosa che è veramente molto semplice da sfumare, cioè si sfuma quasi da sola ed è come applicare una nuvoletta di colore sulla palpebra, quindi mi è piaciuta moltissimo. Ovviamente l'acquisto dovete anche valutarlo in base alle vostre esigenze, per esempio avete già miliardi di palette nude, anch'io ho un bel po' di palette nude, però anche un po' di collezionismo che mi fa acquistare sempre le palette di Huda, e poi diciamocelo, le formule sono ottime. Io per esempio l'ho acquistata, però ho già fatto i conti che ci sono un paio di colori che non utilizzerò perché non mi piace proprio come mi stanno sul mio viso, come questo qui che è un po' melanzana, anche lui probabilmente non lo utilizzerò. A lui posso dare una possibilità, però vedremo, solo perché è uno di quelli marmorizzati, tra l'altro l'unico marmorizzato della palette. Comunque siamo arrivati alla fine del video, fatemi sapere le vostre opinioni qui sotto nei commenti, fatemi anche sapere se volete vedere qualche altro look utilizzando questa palette, perché come vi ho detto ci si può giocare veramente moltissimo. Forse la prossima volta voglio utilizzare anche il grigio che c'è, il grigiolino. Se siete arrivati a questo punto del video commentate con un emoji d'oro, se c'è, se non c'è semplicemente con il simbolo del braccio che fa questo gesto qui. Grazie tante come sempre di essere arrivati a questo punto del video, se vi è piaciuto e vi va di supportarmi mi raccomando un like e un commentino, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e la campanella per non perdervi i prossimi video. Noi ci vediamo presto in un prossimo video che molto probabilmente sarà un altro calendario dell'avvento. Vi mando un bacio, ciao.